Ebbene sì, ho una nuova pelliccia, io amo le pellicce, io vivo per le pellicce. E d'altronde, esiste un'altra donna in questo orrido mondo che non le adori? Ma dove sono? Dove sono? I cuccioli, dove sono? Quei piccoli mostriciattoli? Tra 3 settimane? Va bene, ci vedremo tra 3 settimane. Ciao, oggi, vista del carnevale, ho deciso di fare questo tutorial ispirato a Crudelia Demon, come avrete ben capito, e spero vi piaccia e spero di riuscire a farne altri prima del 4 marzo. Sono stata un po' impegnata ultimamente, quindi non ho caricato molti video. Spero che riuscirete a ricreare questo look, che è abbastanza facile e anche con pochi prodotti. Per qualsiasi richiesta scrivetemi nell'info box e nei commenti e ci vediamo al prossimo video. Un bacio! Inizio utilizzando una colla Pritt Stick per appiattire le sopracciglia contro la pelle e l'ho applicata in 2-3 strati a seconda dello spessore delle vostre sopracciglia e vado a stendere al di sopra un strato di cera con una spatolina o anche con le mani per riempire tutti i piccoli spazietti tra i peli e faccio bene attenzione a dissolvere le estremità. Dopo che la cera si è essiccata, vado ad applicare uno strato di cipria trasparente per fissare il tutto e spazzolo via l'eccesso con un pennello. Per coprire il colore scuro delle sopracciglia vado ad applicare un correttore color salmone e al di sopra vado con un correttore nei toni della pelle. Adesso dalla mia palette Supra Color di Kryolan vado a prendere il bianco, potete utilizzare qualsiasi bianco in crema, e lo vado ad applicare su tutto il viso e un po' sul collo, perché appunto Crudelia Demon ha questo colorito molto molto pallido. Però per non avere l'effetto fantasma andiamo ad applicare prima uno strato di bianco e adesso sto applicando un fondotinta color avorio, questo è L'Oreal True Match nel numero più chiaro, che è l'N1. Adesso prendo il nero sempre dalla palette Supra, potete utilizzare qualsiasi prodotto in crema nero, anche un eyeliner in gel andrà benissimo, e andiamo a scolpire le guance, poiché Crudelia Demon ha queste guance molto appuntite, quindi traccio un mezzo quadrato ai lati delle guance e vado ad assottigliare anche il naso, sfumandolo verso le guance, anche sotto al naso tracciamo un triangolino e andiamo a sfumare il tutto con un pennello piccolo duo fibre, potete utilizzare anche le vostre mani o una piccola spugnetta. Una volta terminata la base vado a fissare il tutto con una cipria trasparente, piego le ciglia e utilizzo un ombretto nero opaco come linea guida per vedere dove terminare con l'ombretto. E l'ombretto di Crudelia Demon è steso a forma di triangolo. Quindi una volta aver tracciato le linee guida su entrambi gli occhi, vado a fare la base con un ombretto in crema della Kiko Color Shock, che è questo verde per acquamarina. E per rendere il colore più intenso vado ad applicare un verde acido opaco.
Porto il colore anche al di sotto dell'occhio. E adesso prendo del trucco da body face painting nero e vado a tracciare l'eyeliner partendo dall'angolo interno dell'occhio tendente verso il naso e portandolo verso in basso, perché Crudelia De Mon ha questi occhi quasi dall'aria addormentata che appunto tendono verso il basso, e per dare questo effetto la codina, invece di farla all'insù come sempre, la facciamo scendere verso il basso in questo modo. Dare ancora di più l'effetto cartone animato, andiamo a definire le estremità delle guance, che appunto sono molto appuntite, e andiamo ad appuntire anche il naso. Ora delineiamo il contorno dell'ombretto e andiamo a definire appunto questa forma triangolare. Per mantenere una perfetta simmetria, aiutatevi sempre con dei puntini. E adesso andiamo a definire i contorni del viso, perché appunto, come abbiamo già detto, Crudelia ha questo viso molto spigoloso e il mento molto pronunciato. Ovviamente la cosa principale del personaggio di Crudelia sono queste sopracciglia super arcate e le vado a disegnare con una matita bianca, così se faccio un errore mi sarà facile correggerlo. Con il nero da body painting vado a dare forma alle sopracciglia e quindi a riempire quello che ho disegnato con la matita bianca, sto usando un pennello d'eyeliner per la parte interna che è più appuntita, e poi ho cambiato per un pennello angolato piccolo da sopracciglia che ci renderà appunto più facile il lavoro. Quindi andate ben bene a colorare le sopracciglia, fate molta attenzione alle estremità a renderle ben precise. Applico adesso uno strato di mascara. E vado a cancellare la linea delle mie labbra, perché Crudelia ha queste labbra super sottili e allungate. Quindi sto utilizzando un normale correttore coperto dal fondotinta. E vado a delineare i contorni con una matita rossa, questa è della MAC nel colore red. Una volta aver delineato i contorni, vado a colorare anche l'interno con la matita rossa e come rossetto applico il Ruby Woo di MAC
per dare l'effetto cartone non può mancare il contorno nero. Questo è il trucco finito con la parrucca e spero vi sia piaciuto. Come sempre condividete il video sui vostri social network e non dimenticate di iscrivervi al canale. Ci vediamo alla prossima, ciao!